Siamo passati con le immagini alla seconda partenza, quella della categoria esordienti del secondo anno, dopo aver visto la vittoria di De Stefano del gruppo sportivo Butese, tra l'altro una volata molto bella, no? Perché abbiamo visto davanti era Cantini, nel finale, proprio nel finale è stato accerchiato, sulla destra è uscito, probabilmente è riuscito a uscire prima, è riuscito a uscire prima De Stefano, perché Marini è uscito proprio nel finale per poco, grazie al colpo di Reni si è avvicinato molto perché probabilmente è rimasto dietro. Però comunque una bellissima volata che ha visto due che erano tra i favoriti arrivare lì vicini. Intanto pronti veramente per quella che sarà la seconda partenza. Ricordiamo il minuto di silenzio che non abbiamo detto, ma è stato osservato per il ricordo di Afferio, il ragazzo ovviamente scomparso venerdì, ragazzo di 18 anni, l'ex ciclista che è morto in un incidente col suo motorino venerdì e con cui Cordiano Dagnoni ha voluto assolutamente ricordare questo ragazzo con un minuto di silenzio a tutte le manifestazioni. Sono partiti per i 34 km, non in maniera ufficiale anche qui. 34 km da percorrere, 35 atleti partiti per questa seconda categoria. Per ricordare, come detto, ci sarà la conclusione di questa primo membro, che può darsi che sia solo l'inizio, no? Sia solo l'inizio. È sempre bello, no? Quando persone come i figli di Fabio Bacci, ovvero Tiziano Andrea, abbiano deciso, no? Visto anche loro ex corridori, hanno deciso. Cartello che indica 8 giri, cartello che è tenuto da Andrea Sinigaglia che stava indicando 8 giri. Intanto Malanima ha fischiato e il via ufficiale preso anche per questa seconda categoria. 34 giri. Manca qualcuno, è chiaro, perché il giorno precedente c'è stato il Gran Premio Liberazione a Roma, nel classico circuito di Caracalla, dove a vincere è stato Fiacco, e comunque per la Toscana, terzo posto di Laerte Scappini, che chiaramente insomma, è stato molto brillante, però comunque sia, non c'è da rimanerci assolutamente. Ci sono nomi importanti, abbiamo visto ad esempio Caorsi, uno degli atleti che si è fatto sempre distinguere quando è venuto in Toscana. Comunque c'è anche Menici della Fosco Bessi, che viene da un podio, tra l'altro un po' sfortunato, il giorno della liberazione, il giorno della festa della liberazione, 25 di aprile ad Onoratico, veramente per pochissimo vincere. Ci ha fatto. Ricordiamo anche i ringraziamenti alla Lapi Logistica, alla Edra, alla RN Caffè, alla Banca di Pesce Cascina, alla Barsotti Legnami di Casciana Termelaria, alla Karma di Casciana Termelaria, alla Casa del Pane, alla Casalini Partino Tuscany, alla Foschi Impianti, alla Granchi Fabbrica Materassi, all'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Lari e alla Avis Donatori sezione di Santo Pietro Belvedere, alla Gori, alla Valdera DB. E qui vediamo intanto gli atleti che si stanno un po' staccando, stiamo risalendo, la selezione che per ora viene da dietro, come detto alcuni scatti hanno fatto sì che ci sia un po' di selezione davanti. Vedremo anche, ora stiamo recuperando sul gruppo principale, eccoli qui, siamo arrivati proprio a ridosso del gruppo chiuso dalle maglie della Monte Carlo Ciclismo, a chiudere il drappello davanti era Marco Fontana della formazione della Monte Carlo Ciclismo, Monte Carlo Ciclismo che a breve avrà un impegno organizzativo sempre perché ci sarà in palio anche il campionato provinciale, ovvero di Lucca, sua Pieve Fosciana, la presentazione venerdì 4 maggio, la presentazione di questa manifestazione ormai giunta alla seconda edizione. 5 giri indica il cartello. 5 giri. Veramente un grande, dobbiamo dire, curato tutto nei minimi dettagli per quello che riguarda l'organizzazione. La voglia, il promotore Antica Pizzeria De Bacci insieme alla Capannolese, alla Capannolese di Stefano Casalini. Intanto vediamo che Federico Boscaini sta provando ad uscire dal plotone, riconosciamo la sua sagoma che prova ad uscire dal plotone in questo momento. Arrivano le maglie anche del Veloce Club Pradaccio che si fanno spazio. Eccole qui, ci stanno provando, ma niente da fare, ripreso subito il corridore del Veloce Club Pradaccio, sembrava essere Pablo Garcia Milian, il corridore del Veloce Club Pradaccio che si stava facendo spazio. Tanto gruppo che ritorna compatto sotto, per ora sempre davanti il corridore della Madonna di Campagna, Carlo Partengo, Madonna di Campagna che quando viene in Toscana fa sempre bene comunque, ricordiamolo, perché
c'è sempre comunque da ricordare anche questa cosa. Ricordiamo l'anno scorso a Capannori la vittoria di Samuele Brustia su Longo, quando vennero via in salita. Probabilmente è quello che a noi, che in Toscana forse un po' ci manca, il coraggio di osare, come magari invece fuori, come dimostrazione anche il Gran Premio Liberazione a Roma. Tanto vediamo, lasciamo scorrere il gruppo di questi atleti, stanno passando un po' tutti, abbiamo visto anche la sagoma di Menici, Duccio Menici lì nel mezzo, vediamo che saluta anche la nostra telecamera, il portacolori dell'Unione Ciclistica Donoratico, che ha salutato la nostra telecamera e ci fa ovviamente sempre un grande in bocca al lupo anche a lui che sta facendo, dovrebbe essere Grandi, Francesco Grandi, che ha salutato la nostra telecamera. Intanto siamo con le immagini, con un atleta che sta uscendo fuori dal gruppo, la maglia della Vaiano Bike, formazione tra l'altro tra le più propositive possiamo dire, ed è Alessandro Cedri Tanzilli che sta provando ad uscire dal plotone. Ci aveva provato Giraldi nel giorno del 25 di aprile, adesso è Tanzilli che sta provando ad uscire dal gruppo. Atleti diretti da Soldi che stanno ovviamente, sono tra i più propositivi come abbiamo detto, abbiamo ricordato che loro ci provano sempre e comunque, formazione molto coraggiosa, e dietro è Elia Caorsi mentre si sta tornando verso il contagiri con il gruppo. Abbiamo detto, no, che dietro c'era Elia Caorsi che stava facendo l'andatura, ha chiuso in questo momento il gruppo da un altro portacolore del Vaiano, Sinibaldi che sta chiudendo il gruppo davanti. Siamo al contagiri di nuovo con il cartello di Andrea Sinigaglia che indica 3 giri alla conclusione, quindi già percorsi 5 giri del percorso da affrontare, quindi 3 giri alla conclusione. Siamo con le immagini piombate, ormai siamo a 2 giri e mezzo con il gruppo che adesso prende tutta la sede stradale, si apre, salgono anche le maglie della Fabrimar Marco Forever, per ora c'è un po' di controllo, sembra essere ancora abbastanza buona la situazione in testa al gruppo. Arrivano anche le maglie della Genova Bike lì nelle prime posizioni del gruppo, tra diversi atleti provenienti dalla Liguria, ovviamente siamo vicini e poi comunque sia molto molto anche importante, no? Anche per gli organizzatori riuscire ad avere anche squadre che vengono da fuori è sicuramente un segno, anche un ottimo segno. Tanto altri ringraziamenti per la Netfos, la Casalini Partino Tuscany, alla Bonito, alla M-Auto, alla Internolo, alla Ogni D, Latticini Alimentari, alla Frutta e Verdura Martini, alla Vamacart, alla Granchia, alla Barsotti Legnami. Intanto siamo al contagiri quando ormai c'è il suono della campana, è ultimo giro, ultima tornata, ci provano le maglie della Monte Carlo Ciclismo, in questo momento si muovono le maglie della Monte Carlo Ciclismo davanti al gruppo seguiti da Elia Caorsi della Team Più Sport Levante. Vediamo proprio nel dettaglio. E arrivano anche le maglie proprio della Vaiano nelle prime posizioni del gruppo, si porta avanti anche Duccio Menici. Ricordiamo secondo posto a Donoratico, per poco veramente, è mancato poco, probabilmente gli è un po' successo diciamo come alla Amstel Gold Race femminile, dove veramente la Marianne Vos ci ha creduto con un grandissimo colpo di reni, e lì è successo un po' uguale, però comunque sia sta crescendo il corridore pratese della Fosco Bessin nelle ultime gare, sta veramente diciamo iniziando a, come si dice, no, la condizione non tutti ce l'hanno uguale all'inizio, probabilmente è questo il momento, lo vediamo in prima posizione proprio il corridore della Fosco Bessi, dicevamo sta crescendo piano piano la condizione per lui, e anche lì a Caorsi, anche lì davanti si portano anche le maglie della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, anche per loro tra un po' arriverà l'evento organizzativo, la gara in Cataboli. Dicevamo ancora gli ultimi ringraziamenti per l'API Logistica, alla Foschi Impianti, alla Granchi Fabbrica, alla Casa del Pane, alla Karma, alla Barzotti Legname, alla Banca di Pesce e Cascina, alla RN Caffè, alla Avis Donatori, Sezione di Santo Pietro Belvedere, all'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione Lari, e siamo veramente sempre di più vicini a quello che sarà poi la conclusione. Sono le maglie della formazione della Unione Ciclistica Donoratica, Grandi che sta facendo l'andatura sul gruppo, arrivano di nuovo davanti le maglie della Vaiano sulla destra, si apre il gruppo, prende tutta la sede stradale, sempre Partengo della Madonna di Campagna lì, e Caorsi che controlla la situazione, si portano sempre sulla sinistra dello schermo le maglie della Polisportiva Mille Luci Ciclismo.
Sono sempre, adesso inizia un po' di studio in questo momento, siamo già sul traguardo per vedere quella che sarà una volata, vediamo il pubblico che non manca assolutamente, siamo vicinissimi a quello che sarà la volata, eccola lì la volata che è già partita, lì vediamo in lontananza ed è Duccio Menici che è davanti la maglia della Fosco Bessi, Duccio Menici è sempre Menici con Frattoni in seconda posizione ed è dominio della Fosco Bessi di Calenzano, primo e secondo con Menici e Frattoni, terzo posto per Elia Caorsi del team più Sport Levante, quarto Cerofolini, quinto Castrucci, sesto Boscaini, settimo Partengo, ottavo Grandi, nono Sebastiane e decimo Milian. Questi sono i primi 10, questa è la grandissima volata, la rimonta di Frattoni, ma era andato col secondo posto ad Onoratico, oggi non ha avuto rivale, è stato dominante in questa volata a Menici. Con queste immagini andiamo alle interviste. Duccio Menici della Fosco Bessi di Calenzano, hai rimandato solo di qualche giorno la vittoria dopo il grande sprint con cui hai provato a cogliere di sorpresa Scappini. Oggi veramente l'hai presa come volevi te, l'hai costruita e te la sei portata a casa. Sì, giovedì è un po' sbagliato perché prima dell'arrivo pensavo di aver vinto e ho smesso quasi di pedalare, l'ERT sta più bravo. E poi oggi sì, è stata la gara tutta pianura, quindi c'è stato dei ragazzi da Lombardia, cioè Caorsi che ha provato ad andare via tante volte, anche Cerofolini, e si è sempre cucito, poi sono stato sempre davanti e agli ultimi chilometri mi sono messo a ruota di un ragazzo che ha lanciato lo sprint e poi prima delle transenne sono riuscito a superarlo e a vincere. Una dedica speciale per questo primo successo in questo 2024? Questa gara la dedico alla mia mamma, alla squadra e a tutta la mia famiglia. Gabriele Frattoni della Fosco Bessi di Calenzano, insomma un successo di squadra, non lo si può dire, perché oggi l'avete tra l'altro controllata, diversi attacchi anche proprio di Caorsi, ti abbiamo visto insieme a Menici controllare la situazione e poi nel finale la festa totale. Sì, siamo stati tutto il tempo a controllare le fughe, siamo ben riusciti a gestire e siamo molto contenti di questo risultato. Siete riusciti soprattutto a controllare quella che è stata la volata, perché Caorsi l'ha presa un po' al vento in quel momento, sia te che Menici siete riusciti comunque piano piano a rimontare. Sì, io molto indietro, sono riuscito stranamente a raggiungere, anche Duccio è stato molto bravo, ha dominato questa volata. Elia Caorsi del team più Sport Levante, insomma la Toscana che ti porta bene, un trittico di corse che ti ha permesso di essere protagonista in sia ad Onoratico ma soprattutto oggi. Hai provato più volte a venire via con una fuga ma poi alla fine te la sei giocata in volata. Volevo andare in fuga oggi ma non lasciavano andare via, ho provato un po' di volte all'inizio ma poi una volta che ho capito che tanto non c'era niente da fare ho aspettato la volata, l'ho presa un po' all'aria ma dai va bene. Siamo con Andrea e Tiziano Baci, figli a cui è intitolato il Memorial, Fabio Baci, parto da te Andrea, insomma tornare al ciclismo a cui papà era molto affezionato qui a Perignano è stata una grande sfida, però vi abbiamo visto anche molto contenti di questa realizzazione. Certo, è stata una bella manifestazione, spero che i ragazzi siano divertiti, hanno corso in un percorso sicuro. E noi è stato in memoria di Babbo, anche noi ex ciclisti, lui appassionato di ciclismo, aveva l'amore per questo sport, si spera di aver fatto a lui una cosa gradita. Ecco Tiziano, magari un primo memorial, si dice sempre che il ciclismo non dimentica mai, no, le persone che hanno fatto. E Fabio Baci, il papà, ha fatto molto probabilmente, grande appassionato, amico di Francesco Moser tra l'altro, magari può essere solo il primo di alcuni, quelli che saranno i prossimi. Si spera siano tanti, anche perché lui, amava il ciclismo e vogliamo ricordarlo così, ecco. Soprattutto Andrea, quello che voglio dire, no? Vi vediamo ovviamente abbastanza, ricordare sempre il papà è una cosa particolare, però ovviamente anche le persone che hanno creduto, oltre ovviamente alla Capannolese, ma tutte le persone che hanno creduto in voi e sostenitori di questa prova. Sì, è stata bravissima la Capannolese, da ringraziare perché ha fatto un'organizzazione straordinaria. Noi è la nostra prima corsa in memoria di Babbo, si spera che sia una delle tante che faremo a seguire. Siamo con chi ovviamente ha curato la parte organizzativa, ovvero Stefano Casalini del gruppo sportivo Staffette Capannolese, insomma un grande impegno, no? Sappiamo che da qualche anno cercate anche di dare aiuto a queste manifestazioni, oggi il ricordo di una persona che probabilmente ha dato tanto al ciclismo, Fabio Baci.
Sì, appena c'è stata la richiesta di Tiziano e di Andrea non abbiamo esitato a dire di sì, perché prima di tutto conosco loro da una vita e poi Fabio, il povero Fabio, posso dire che mi ha visto crescere, perché qui inaugurarono questo locale nel lontano 22 settembre del 67, per di più io avevo 3 anni il giorno del compleanno, quindi non mi scorderò mai la persona di Fabio, dei suoi fratelli, di Gabriella e Daniele. E niente, sono stato molto contento di aver fatto questa cosa anche per i ragazzi, per Tiziano e per Andrea. Una organizzazione che abbiamo visto curare, no? Perché anche comunque si parla sempre di sicurezza, avete cercato di curare, voi che siete sempre un po' gli angeli custodi di questi ragazzi, anche questo lato in tutto e per tutto, eravate con il contagiri, eravate in corsa con le staffette, con le macchine, insomma tutto a 360 gradi. Sì, come ben sanno la gente che ci guarda, organizzare delle cose del genere non è mai semplice, però noi come gruppo Staffette Capandolese, noi intendo dire tutti, sia i ragazzi in moto che il direttivo, tutti, si fa sempre il possibile per organizzare al meglio, anche di più, diciamo, l'organizzazione di queste gare, perché si vuole prima di tutto la sicurezza sui ragazzi. E poi si vuole anche che l'immagine e la soddisfazione di chi ci ha dato la possibilità di organizzarli sia sempre a livello massimo. Ovviamente un ringraziamento anche a coloro che hanno creduto, no? Perché sappiamo l'antica pizzeria da Bacci, ma soprattutto anche tutte le persone che dietro di te hanno creduto veramente in questo progetto, in questo primo memorial Fabio Bacci. Sì, in effetti, come dicevo prima, il discorso dei ragazzi delle moto che mi hanno dato una grossa mano, e il direttivo nostro, ma poi anche i tanti sponsor che hanno dato una mano anche per conoscenza dei ragazzi qui della pizzeria e noi uguale, insomma ci hanno dato una grossa mano a livello organizzativo. Ringrazio anche l'Associazione Nazionale Carabinieri che ci ha dato una forte mano con le postazioni a terra, con gli ASA. Niente, siamo proprio soddisfatti, l'amministrazione comunale assolutamente, non ce la dimentichiamo mai, siamo soddisfatti veramente di quello che ci hanno dato.